Salve, salve da Marco Calabro per Contro di Turbito. Vi parlo oggi di alcuni ristoranti che stanno a un passo dal Colosseo. Se vedete là in fondo, vediamo il Colosseo. E questa di fronte è via degli Annibaldi, che è quella strada che sta sopra il Colosseo praticamente. E passando via degli Annibaldi, passando per via Cavour, che è questa strada grande che vediamo, si arriva in questa qua, via dei Serpenti, dove ci stanno un paio di soluzioni che sono veramente valide. La prima soluzione è qua sulla destra, il ristorante si chiama La Pace, è un ristorante cinese, però devo dire di elevata qualità, sempre lo è stato. Sono dei cinesi che scapparono praticamente dalle persecuzioni comuniste in Cina, i figli quindi praticamente sono cresciuti qua in Italia, e considerate per esempio in questo caso un pasto a prezzo fisso è stato 11,70 euro, ed è sempre comunque un buon pasto. Poi dall'altro lato invece, a via Leonina, che sarebbe questa qua, al numero 10 troviamo un ristorante che si chiama La Vecchia Roma, che è un'altra signora soluzione, nel senso che comunque se uno non si mette a strafare trova un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Ultima cosa, sempre su questa strada, che è praticamente la parallela a via Cavour, trovate da qui a un isolato la taverna romana, che è un'altra soluzione alle coste. Attenzione, passando dall'altro lato di via Cavour praticamente i prezzi aumentano, cioè dal lato del Colosseo i prezzi aumentano vertiginosamente, quindi occhio a dove si mangia in questa zona. Questi che vi ho dato, questi tre, cioè La Pace, La Vecchia Roma e La Taverna Romana, sono sicuramente le tre soluzioni valide, che stanno fra via della Madonna dei Monti e la via Leonina, che sta là di fronte. Grazie sempre per ascoltare Turvideo e arrivederci al prossimo video.